Kirstie Louise Alley è un'attrice statunitense, famosa soprattutto per la sitcom Chin Chin, per il film Senti chi parla e per i due sequel Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso. Nata in Kansas da una famiglia metodista, studia all'Università del Kansas. In seguito abbandona gli studi per intraprendere la carriera d'attrice. Figlia di Lillian Mickey e dell'uomo d'affari Robert D. Alley, sua madre morì nel 1981 in un incidente stradale provocato da un ubriaco. Le difficoltà nel trovare delle parti e il divorzio dal primo marito Bob Alley nel 1977 la gettano in una profonda crisi, nella quale diventa dipendente dalla cocaina. Dopo essersi disintossicata, verso la fine degli anni 70 appare in alcuni quiz televisivi e finalmente debutta al cinema nel 1982 con Star Trek II, L'ira di Khan, secondo film della serie di Star Trek. Negli anni seguenti partecipa a vari film come Runaway con Tom Selleck e miniserie TV come Nord e Sud e Nord e Sud II, ma la vera popolarità arriva a metà anni 80 grazie alla sua partecipazione alla sitcom Chin Chin, dove interpreta il ruolo di Rebecca Rowe, con cui vince svariati premi tra cui un Emmy Awards e un Golden Globe. Grazie al successo acquisito ottiene un ruolo in molte commedie, tra cui Senti chi parla con John Travolta e nei rispettivi due sequel e in Matrimonio a quattro mani. Nel 1997 ottiene una parte in Harry a pezzi di Woody Allen. Dal 1997 al 2000 è protagonista di un'altra sitcom, L'Atelier di Veronica. Dopo la fine della serie a causa del divorzio dal secondo marito Parker Stevenson e la sua carriera in declino, l'attrice sfoga le sue frustrazioni sul cibo, tanto da arrivare a pesare 100 kg. Con tanta autoironia e un po' di furbizia l'attrice dà vita alla serie Fat Actress, incrocio tra una sitcom e reality show, dove racconta la sua quotidiana lotta nel perdere peso. Nota al pubblico per la sua grande simpatia, ha partecipato al programma Ballando con le Stelle nel 2010. Dopo anni di cure e di tentativi, riesce finalmente a perdere 45 kg di peso, ritrovando così la forma fisica e la fiducia in sé e debuttando nel 2011 come modella per lo stilista Zhang Tui. Simpatizzante del Partito Repubblicano e membro della Chiesa di Scientology, col suo secondo marito ha adottato due figli, nel 1992 e 1994. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Kirstie Alley è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.